come dico sempre, benvenuti in questo nuovo vlog. Ovviamente è nuovo. Sono felicissima di passare la giornata insieme a voi, anzi, mezza giornata perché la mattinata è già andata. Mi sono svegliata comunque prestissimo perché, innanzitutto, questo video lo sto girando il 24, però voi sicuramente lo vedrete dopo il 27-28, perché questo weekend andremo alle terme per festeggiare i nostri 6 anni. Se non avete visto il video, come ci siamo conosciuti, tutta la storia dettagliata, perché secondo me proprio destino, ve la metto qui nelle schede, spero di ricordarmi. Ma tutto ciò per dirvi che stamattina, appunto, ho fatto qualche giretto, avete visto qualcosina, sono andata anche dall'estetista perché aveva l'unico posto disponibile tra oggi e domani, poi il tempo era finito per poter andare, alle 8 del mattino, quindi mi ha rimesso a nuovo, mi manca soltanto da fare il pedicure, mi metterò lo smalto però penso sabato sera. Dobbiamo fare anche la valigia, tra oggi e domani devo prenderla dal soppalco, mi dovrò arrampicare, evviva! Sono super emozionata in generale proprio, non... c'è un motivo ma dopo ve lo accenno perché non vorrei parlare sempre di lavoro, però riguarda questo e sono super super contenta. Vi dico subito che il video, se mi seguite ovviamente su Instagram, che avevo linkato su TikTok, quello che avevo girato io per loro, per Leroy Merlin, ha vinto la challenge, perché si trattava di una challenge dove tutte le sedi di tutta Italia dovevano partecipare con un video rispettando vari requisiti, parametri, e io ho vinto a livello qualitativo, quindi sono super super felice. Ma quello che mi rende entusiasta è un'altra cosa che vi dirò dopo. Stamattina, tra il restauro, la colazione, altre commissioni, la spesa eccetera, sono andata a prendere anche questa busta dai cinesi perché ho ricominciato a inserire non vestiti, quelli penso fra un paio di settimane, quando farà un pochino più caldo, magari con il cambio stagione, ma due libri. Uno è stato venduto, quindi mi sono dovuta proprio sbrigare, ho comprato la busta relativa dai cinesi. A parte questo, questa intro che non voleva assolutamente essere così lunga, ma sono io, mi conoscete, non devo fare niente di particolare. Certo, ci sarà un po' di preparazione per appunto le terme, non so, vedremo che cosa succede, ma sono contentissima di passare oggi e credo che riprenderò anche domani insieme a voi. Felix subito arriva perché vuole entrare. Tra l'altro avevo ancora la cuffietta qui. Salve caro Felix. Prima di prendere caffè e latte come pausa, sì, il caffè e latte siamo una cosa sola, lo prendo ad ogni ora, anche dopo pranzo. Ci sono persone, miei amici, che mi dicono: come fai a prendere il caffè e latte dopo pranzo, cene, metà pomeriggio, vabbè la mattina. Così. Sei ancora lì tu? Mamma mia. Allora, volevo farvi un piccolissimo aggiornamento sulla piantina, che è questa qui. Se avete seguito il vlog
Oddio, non ricordo adesso, è passato talmente tanto tempo, ho le stories sul blog. Insomma, questa piantina sta resistendo, sono passate 2 o 3 settimane e i primi boccioli sono fioriti completamente, infatti sono questi fiori rosa e ci sono un altro paio di boccioli, come vedete, che stanno per fiorire anche loro. Non vorrei toccare troppo questa piantina perché ieri, ad esempio, c'era un ragno che trascorreva la sua giornata tranquillamente qui sopra e quindi non vorrei ritrovarmelo sulla mano, sapete che sono aracnofobica. Però devo dire che sta andando veramente bene, spero che continui così. Questo adesso lo porto su, così mentre continuo a lavorare lo sorseggio. E ho già tirato fuori le fragole perché fra un'oretta o comunque quando farò la prossima pausa voglio prepararmi la mia mega merenda che conoscete bene. Ormai sono forse anche un paio d'anni che la sto facendo. Poi appena inizia la primavera estate, veramente quasi ogni giorno, quindi queste qui le sto facendo, insomma, arrivare a temperatura ambiente perché sono gelate e poi metto anche questo yogurt bianco. Devo ancora ricomprare i miei perché li ho finiti. Questo qui era di massima, non credo che succeda niente se glielo freghiamo, ecco. Voglio iniziare a fare la lista delle terme, in particolare prima di tutto che cosa mettere come vestiti, quindi outfit. Pranzo, cena, che sarà quella più importante perché cena romantica dell'anniversario, vorrei essere carina, elegante, però senza morirmi di freddo. Lì comunque è tutto ben riscaldato, per cui in teoria non dovrei, vorrei portare un vestito viola, che viola, lilla. Attenzione perché sapete che io e il viola proprio no. Non so se sarà mai quello definitivo, se cambierò, se metterò invece un pantalone, però intanto voglio scrivere abito lilla. Poi non so, gli abiti più che altro sono nel cambio stagione, per cui sarebbe anche laborioso prendere, vedere, tirare fuori tutto quanto. C'è la polo di Shein che mi piace molto per la colazione, mi dà molto idea di resort, non lo so, post partita di tennis, non lo so. Ok. Lo so, sono cose molto frivole, decidere cosa indossare per partire, però dato che ci siamo lo facciamo. Sapete che sono molto meticolosa anche sulle cose più stupide e poi non saprei. Non ho veramente pianificato nulla, però sono al contempo molto contenta perché io che sono una persona molto ansiosa, anni fa avrei preparato la valigia già da giorni, già tutto sistemato, tutto programmato, pianificato, tutto scritto. Invece mancano 1 giorno e mezzo ormai e ancora devo tirarla fuori dal soppalchetto. Per me è un grande traguardo perché io dovevo tenere assolutamente tutto sotto controllo, invece la farò domani, che è il giorno prima. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi siete o se eravate come me, cioè maniaci del controllo, che andavate in palla se non era tutto pronto già giorni prima. Quindi da una parte va bene. Dall'altra sono un po' in crisi davvero perché vorrei portare cose veramente carine, passare sarà comunque un bellissimo anniversario, però insomma vorrei essere carina. Credo che andrò avanti, lascerò vestiti a stasera, cercherò qualche ispirazione un po' su Pinterest, qualcosa di minimal, carino, però anche comodo.
perché altrimenti rimango ferma così e passano le ore. Sicuramente poi dovrò vedere i trucchi, i pennelli, ecco, una cosa che stavo dicendo mi avete ricordata, ma in effetti mi avete ricordata voi, devo lavare almeno i pennelli che porterò, perché non mi va di... Lo so, sembra strano che poi se non fossi andata alle terme non li avrei lavati comunque, però dato che ci siamo, ecco, lavare i pennelli. Sono veramente una frana a fare la lista della valigia. Ho scritto tre cose: abito lilla, polo bianca, jeans e lavare i pennelli. Basta. Sapete che cosa faccio? Ora mi vado a rivedere il mio video di quest'estate. Sì, di quest'estate, quando avevamo organizzato insieme la valigia proprio per le terme, le stesse terme. E quindi copierò quella lista. Facciamo così perché altrimenti, cioè, ho scritto due cose in croce. Ragazzi, appena ho messo giù le valigie, vi giuro, appena le ho messe giù, mi sono arrivate non so quante notifiche di alcuni lavori da fare entro domani. E quindi sono stata letteralmente bloccata qui al computer. Sono le 7 meno 20, 18:39, e sto finendo. Quindi passerò la serata e anche il dopo cena perché devo pianificare le cose sia per domani sia per lunedì, perché torniamo, non so, pomeriggio. Quindi devo avvantaggiarmi. Per fortuna mi ero fatta la mia mega merenda, avete visto che ho spazzolato e fuori il sole è tramontato, però c'è ancora un pochino di luce, si intravede, sono felicissima. Tra l'altro domani mattina, quindi dalle 8 fino boh, a pranzo probabilmente, devo andare a lavorare in un negozio, per cui questo vlog continuerà dopo pranzo, ma finalmente finiremo di fare questa benedetta valigia, anche perché poi il giorno dopo parto, per cui per forza di cose dobbiamo farla. Basta, corro come sempre, ci vediamo domani. Eccomi qua ragazzi e ragazze, allora sono le 3 meno 10, stamattina sono andata a lavorare e ovviamente per forza di cose non ho potuto riprendermi mentre lavoravo. Ciò vuol dire che abbiamo all'effettivo 4 ore circa, perché stasera ovviamente dopo cena mi vorrei un pochino rilassare. Tra l'altro quest'anno, così come l'anno scorso, non so come mai ho iniziato a vedere amici, vabbè, che non vedevo dal 2013 più o meno. Ragazze, c'è un ragno gigantesco che è lì, per fortuna è lì fermo, quindi adesso io tranquillamente con il mio aspirapolvere a debita distanza lo aspirerò. Ragazzi, è enorme. Adesso con la primavera stanno sbucando tutti i ragnetti piccolini che sì, mi mettono un po' in inquietudine perché sono aracnofobica, però quello è veramente grosso, è un mostro. Io se il problema non è quando vedi il ragno, il problema è quando non lo vedi più. Comunque, dobbiamo fare un po' di cose. Allora, ho lavato i pennelli, ne ho lavati pochi, cioè non ho lavato tutti quelli che ho, perché appunto ne porterò soltanto alcuni. E forse ho cambiato gli outfit. Adesso devo fare alcune cosine, tra cui
Adesso apriamo il blocco note perché mi ero segnata quello che devo fare oggi. Fare lo shampoo, ma appunto quella sarà l'ultima cosa di cui mi occuperò oggi, tanto non devo più uscire. Poi appunto la valigia, chiaramente bisogna vedere se creando poi gli outfit devo stirare qualcosina, poi smalto ai piedi. Scusate la luce, ma va e viene. E poi lavorare e avvantaggiarmi le cose per lunedì, cosa che farò subito, così poi ci dedichiamo finalmente a quello che è il focus vero e proprio di questo video. Non so quanto possiate vederlo, scusate il fuori focus, ma meglio così. Quello a destra è il mostro, non so cosa ci sia a sinistra, cosa ha creato, boh. Quello è il mostro dell'inferno. Dovrebbe essere dentro. Ora ho anche dubbi se io l'abbia preso oppure no, molto bene. Lista alla mano che ho preso direttamente dal video dove abbiamo preparato la valigia per le terme, quindi vi ho già fatto vedere tutto quanto nel dettaglio, comprese queste bustine super utilissime, questo beauty, cosa è inserito dentro. L'unica cosa che ho deciso di portare è questo toppino di Ecopelle che ho preso da Shein. Credo che indosserò questo invece del vestito lilla perché ho scoperto che quest'estate abbiamo matrimonio e lì indosserò il vestito lilla. Quindi devo cambiare l'outfit per la sera, toppino deciso, e intanto riempio il beauty e tutte le cose che appunto non riguardano i vestiti, quindi documenti, medicine e gli essentials. Sollevata perché mancano praticamente vestiti e scarpe che devo ancora decidere, cioè è tutto ancora in forse, però per il resto ho messo prodotti da bagno, beauty, trucchi, pennelli, anche le palette, medicine e qui poi c'è il costume che non ci crederete, ma devo ancora provare. Dite che aspetti, tanto se non dovesse andare, se dovesse essere piccolo, indosserò uno di quelli che ho sotto al letto contenitore, quindi non c'è problema, anche se spero mi vada bene. Poi tanto dopo, anzi, in questo momento vi metterò una foto di quando lo proverò questa sera. Mutandina regolabile, semplicissima, e poi il pezzo sopra è praticamente monospalla, questa è la parte dietro, quindi appare in questo modo e dietro si unisce alla fascia con tre laccini, molto molto carino, preso su Amazon. Su tre, quello di arrivo che è improntato sulla comodità, questo set di Shein verde menta, bellissimo con la gamba larga, molto molto comodo, però al tempo stesso molto carino. Poi quello per la colazione, innanzitutto body beige perché non so se avrò freddo o meno. Pantalone anche lui di Shein, in realtà sì, tutto di Shein finora, a parte il costume. Questi sono molto molto comodi anche loro, di questo tessuto abbastanza spesso, però su di me che sono petite, piccolina, bassa, devo dire che non mi dispiacciono, hanno anche le taschine. Una polo bianca, che questa vabbè è la mia preferita e lei dovrà essere stirata. Non so ancora l'outfit della sera, ho scartato il top di Ecopelle perché l'ho provato, non mi convinceva più di tanto, vorrei essere un pelino più carina femminile, adesso vedo se c'è qualcosina. Ce l'abbiamo fatta all'alba delle. Quello va ancora un'ora indietro. 7:20. Dai, pensavo peggio. Comunque, qui c'è un mucchione di cose perché ho provato di tutto. E tra l'altro, non vi ho fatto vedere queste luci LED che vanno a sensore per l'armadio. Sono super, super utili. Comunque, outfit di arrivo, t-shirt bianca sotto,
Poi per la sera ho provato veramente, vi ripeto, di tutto. Non mi piaceva nulla, però alla fine per curiosità ho provato questa gonna che non mettevo da, cioè in realtà non credo di averla mai messa, di vellutino, ovviamente cinese, però ragazzi su è una meraviglia, mi fascia proprio i fianchi, molto molto bella, è una longhetta, quindi mi arriva metà polpaccio più verso la caviglia. È semplicissimo, lupetto aderente bianco a costine. Niente di più semplice. Per quanto riguarda il costume, credo al 90% di mettere questo. Costume intero, bellissimo, non ricordo perfettamente la marca, però. E tra l'altro c'è ancora il cartellino. Beach Sissi. Però non ricordo sinceramente il sito. Veramente, veramente bello. Non è nemmeno troppo scollato, rosso. E poi, come alternativa, quello dell'altra volta, quello di quest'estate. Però. Non lo so, volevo un attimo variare, anche se questo intero io lo adoro, mi piace tantissimo, su anche lui mi piace come mi sta, quindi meglio non cambiare altre idee e procedo finalmente a comporre tutta la valigia. Poi devo fare tutte le altre cose che vi avevo detto, shampoo, smalto, altre cose, vabbè. Ok, pensavo di metterci molto prima, sinceramente. Devo ancora fare un bel po' di cose. Adesso vado a cena, poi do una mano veloce perché i ragazzi sono super fortunati in questo, a fare la valigia a massi. Ci metteremo, non lo so, 5, massimo 10 minuti in tutto. Prima di salutarvi, vi voglio dire quella cosa che vi stavo accennando ieri, per la quale sono super super felice. Ho comprato delle lezioni, un corso completo che finirò se tutto va bene, perché devo dare degli esami. Scusate i capelli, lasciate perdere. Che completerò l'anno prossimo, quindi 2024, spero. All'inizio, ed è un corso sul social media management. La cosa che mi rende ancora più felice è che alla fine di tutti i corsi, io dovrò fare un esame che mi darà l'attestato, quindi il certificato valido legalmente a livello europeo per lavorare come social media manager anche in tutta Europa, non soltanto in Italia, così da poter operare e lavorare con le aziende. Sono super, super, super felice. Io adesso vado. Vi mando un bacione, spero che questo video vi abbia fatto compagnia, anche se molto veloce, molto rocambolesco e più che altro c'ero io che chiacchieravo, però spero di avervi fatto compagnia. Ci vediamo al prossimo video che voglio assolutamente girare il 28. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!